Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica live A colazione con l'autore. Questa mattina con me ci saranno due autrici italiane, al momento in edicola con l'ultimo Color Fest di Dylan Dog, numero 48. Diamo il benvenuto a Silvia Mericone. Ciao Buonasera, Silvia, buongiorno. 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 Io sono già settata sulla sera. Ciao. E a Rita Poretto. Ciao Rita, buondì. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie mille per essere miei ospiti e per aver accettato l'invito a partecipare alla diretta. Grazie a te e a chi ci Grazie ascolta e ci guarda. a te. Innanzitutto voglio Ai farvi i complimenti per la telespettatori, nomination. vorrei dire. Voglio farvi i complimenti per la nomination ai prossimi premi Palmarès 2024 come miglior sceneggiatura sul Dylan Dog numero 447. Sì, che ricordiamo su un soggetto scritto Grazie. da noi insieme a Barbara Baraldi, Sì. che ci ha assegnato questa storia e sembra essere stata una storia abbastanza fortunata e siamo contente perché era il nostro primo album con Barbara. Quindi Ah, dai. sì, lei Fantastico. si era iniziata da poco ed era il nostro primo album insieme e siamo molto contenti di questo. Sì. Bene, vi va di parlarcene? Com'è nata? Corretto, vai corretto, parlagliene. Vai, parlacene tu. No. Allora. Allora, non ho sentito niente, però va bene lo stesso, c'è stato un attimo di vuoto. No, allora, no, anche io volevo ringraziare Barbara. Anche io volevo ringraziare Barbara perché innanzitutto non è una cosa così scontata che un autore o un curatore di una serie assegni una storia che ha pensato, un'idea che ha creato da nulla e poi dice ragazze, io ho pensato questa cosa, però voi potete rielaborarla come volete e vi do carta libera su una cosa che ho pensato io. Secondo me non è una cosa così scontata e secondo me non accade affatto così spesso. Quindi io la ringrazio perché davvero da questo punto di vista è stata molto generosa, ci ha sempre dato grande spazio e niente, noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e tra l'altro voglio anche sottolineare una cosa che rispetto ai tempi tecnici di realizzazione di un albo. Noi abbiamo dovuto, tra virgolette, correre sia noi che il disegnatore. Marinetti è stato un santo perché in pochissimo tempo veramente ha realizzato delle tavole straordinarie. Quindi io penso sempre che se una cosa funziona non è mai merito di un singolo, ma di tante cose che mette insieme funzionano. Quindi di una squadra che ha funzionato e che insomma. Abbiamo lavorato per realizzare il migliore risultato possibile. Speriamo. Ma tanto vince Bilotta, quindi. Sì. Non dire così che Ciao, sembri invidiosa. Alessandra. Ciao, Alessandra. Salutiamo ovviamente ad Alessandra Pilotta. Non dire così che poi sei invidiosa. Ovviamente arrivano già. Io nasco, dove nasci, venditore. Vi arrivano un sacco già di Non sanno. saluti. Buongiorno Io non ne a leggo tutti. nessuno, ma ci stiamo. Vi salutano un Saluto sacco di persone, veramente. tutti. Saluto tutti, io non ci vedo, quindi sulla fiducia. Io ho un ritardo come se stessi vivendo i mondiali dell'82, quindi se arrivo un attimo in ritardo, cioè perché, non so, perché la connessione ha deciso di saltare. andare a Criceti. Tornando alle mie domande, ritornando sempre alla scrittura sul Dylan Dog, come vi organizzate proprio con la scrittura? Vi dividete il lavoro o lavorate proprio in simbiosi sulla storia? Qui rispondo io perché in realtà lavoriamo con i coltelli, nel senso che iniziamo a litigare già sul Ma soggetto. infatti simbiosi proprio no. Simbiosi mai, proprio noi ci chiudiamo in una gabbia e cominciamo a litigare come due mostri, proprio una cosa allucinante, minacce, insulti, proprio una cosa incredibile. Noi cominciamo a litigare già sul soggetto, perché già su quello
siamo mai d'accordo. Rita non capisce quello che scrivo io e lei non capisce quello che scrivo io. Proprio e cominciano 3-4 giorni di liti già sul soggetto. Poi, quando viene approvato, c'è la fase, diciamo, di organizzazione delle pagine, perché noi non cominciamo subito a scrivere, ma facciamo un lavoro di organizzazione sulle pagine. Quella è la parte in cui litighiamo di meno, ma litighiamo sempre perché quello non viene mai a mancare. Quando passiamo alla sceneggiatura ci sono le botte vere, nel senso che io e Rita abbiamo un modo molto diverso di scrivere e quindi a quel punto scatta proprio il sangue, anche perché le nostre visioni di Dylan Dog sono agli antipodi, lo vediamo in modo diverso. Quindi lei ne ha un amore sviscerato, anche perché Rita ha una conoscenza enciclopedica di Dylan Dog. Io a tratti lo detesto, e quindi da questo contrasto nascono i nostri albi. No, non, quindi posso dire che no, non siamo in simbiosi in nessun caso, proprio c'è il sangue, e dopo 12 anni Aspetta. di lavoro insieme siamo molto logorate. E si vede anche, diciamo. Si vede, sto in uno stanzino. Sentiamo tutti i segni di questa lotta continua. È vero. Vincenzo ci fa una domanda proprio sulle sceneggiature. Ci chiede: vengono consegnate ai vari disegnatori intere o complete? E complete oppure a pezzi, quindi un po' per volta? No, in genere intere, ma dipende un po' dall'albo, perché ad esempio se c'è poco tempo per realizzarlo, perché magari deve essere pubblicato un po' prima, allora si danno una trentina di pagine per volta, in modo che il disegnatore possa iniziare subito a lavorare. Se no, generalmente intero. Intero per uno sceneggiatore, almeno per me e per Rita, è meglio perché a volte dobbiamo tornare indietro a correggere. Mettere a posto, e se hai già consegnato 30 pagine diventa difficile. Quindi consegnare 30 pagine per volta è un po' più complicato, però diciamo che si fa, fai un lavoro, diciamo, strutturale prima, in modo che poi non devi cambiare nulla, ecco. Certo, quanta libertà avete nella stesura di una storia? Come? Quanta Non ho libertà avete? capito. Ma più o meno non abbiamo mai avuto problemi di Ok. Roberto Infatti no. Recchioni ci ha lasciato sempre liberissime, Barbara anche completamente libere di scrivere. Diciamo, non abbiamo mai avuto grossi vincoli da questo punto di vista, anzi, non so, Rita, correggimi se sbaglio, ma a me mi pare di no. Bene. No, assolutamente, anzi in questo siamo sempre state fortunate, nel senso che ovviamente quando entri a lavorare per un personaggio che esiste da tantissimo tempo, secondo me devi comunque entrare in punta di piedi, nel senso che la cosa fondamentale è conoscere bene il protagonista, i personaggi secondari, molto bene, conoscere le dinamiche sia delle storie classiche e sia comunque dei rapporti tra i personaggi, e poi da lì ovviamente in teoria si può fare di tutto, anche se di tutto già è stato fatto. Nel senso che a noi ci è sempre stato detto, ricordo che per esempio Roberto ci diceva sempre divertitevi nello scrivere la storia, no? E questo ha molto senso, perché se già a noi la storia prende anche dal punto di vista emotivo e non soltanto come lavoro, come mestiere basta, allora magari riusciamo a trasmettere anche al lettore delle emozioni, no? Perché se già noi la troviamo divertente, in qualche modo spaventosa, che comunque suscita una riflessione, eccetera, eccetera, speriamo sempre che questa cosa arrivi anche al lettore. Anche Barbara ci ha detto, come dicevo prima, ci ha detto: ragazzi, io ho pensato questo, ma fate come volete, nel senso sono assolutamente aperta alle discussioni, parliamone anche fino allo sfinimento. Allo sfinimento no, perché non è tutto, però assolutamente sì, ci hanno sempre lasciato libere, no? Non abbiamo mai avuto nessun tipo di censura o di tipo, che so, argomenti che non si possono trattare, no, questo proprio no.
mai, è vero. Ma com'è nato questo vostro sodalizio? Cioè, da quando avete iniziato a scrivere? Perché comunque siete una coppia che scrivete da tanto tempo insieme. Se non erro la prima Da vostra troppo, serie. troppo, è vero, È vero. stato Dorto Morgo? Sì, Così si dice. dottor Morg, noi scriviamo insieme dal 2008, corretto? 2009? Sì, 2008. Sì. Ricordo quel giorno con molta sofferenza, perché da quel giorno non è, la mia vita è cambiata, io magari adesso potevo fare una vita tranquilla, e invece no, noi abbiamo cominciato, sì, nel 2008-2009, ci siamo conosciute a un concorso letterario. Il primo anno l'ho vinto io, l'anno dopo l'ho vinto Rita. E poi Rita ha cominciato Esatto, proprio a incredibilmente. stalkerarmi giorno e notte che dovevamo scrivere insieme. Io non ne potevo più. Proprio ero a dei livelli di esasperazione che non ne potevo più. Allora ho detto: ma sì, senti, gli dico di sì, tanto sta cosa durerà 6 mesi e la chiudiamo lì. Purtroppo non è mai più. Esatto. E purtroppo siamo ancora qua. Mi Angelo ci fa faranno una santa. Sì. Santa Rita, 21 maggio, se non erro. Vabbè, comunque, 22 allora, maggio. 22. scusami, 22. Okay. Allora, Angelo ci fa una domanda, ci chiede: avete trascorso un'infanzia felice? Che fumetti leggevate da piccole? Allora, Rita, vai, Scusami, rispondi prima tu. domanda stupenda. Allora, io ho iniziato proprio a leggere con un fumetto, quindi tu Sì. immagina proprio scritto nelle stelle. Allora, cosa leggevo da piccola? Allora, il primissimo fumetto che ho letto era un fumetto che davano in allegato al caffè. C'è cioè una cosa tipo, e questa la dice lunga sulla mia età. No, vabbè, in maniera molto classica, Topolino. Ma anche i fumetti di Bugs Bunny, e altre cose tipo Soldino, queste cose qui, ma fondamentalmente ho iniziato con Topolino e poi all'età di 12 anni ho scoperto Dylan Dog. Infanzia felice, chi di noi ha avuto un'infanzia perfetta? Non lo so, infanzia felice, ma alla fine perché no? Cioè, nel senso, che domanda è? Non lo so. Diciamo, traumi infantili, no, però Silvia, quando ha scoperto che il principe della collina non era Anthony, ci è rimasta male, questo lo devo dire. Sì, devo dire, quello è stato uno dei miei primi traumi infantili, ma l'ho scoperto intorno ai 20 anni, quindi è stata tragica questa cosa. Angelo ci chiede se abbiamo avuto un'infanzia felice perché si vede nei nostri albi che non abbiamo avuto un'infanzia felice. Quindi è inutile mentire. La nostra infanzia è stata tragica, la mia è stata drammatica, per fortuna che è finita. Infatti, quando dicono ah, vorrei tornare bambino, il mio primo pensiero è per carità, no. Fumetti io non ne ho mai letti, devo fare questa confessione pubblica. Io non ho mai letto fumetti, ho letto giusto da piccola, ogni tanto leggevo il giornalino e Topolino quando mi sono rotta il braccio perché stavo a letto e non mi potevo muovere. Costretta, quindi sei stata costretta a leggere. Esatto, però i fumetti li ho abbandonati subito, intorno ai 10 anni, 9, 10, già 9 anni leggevo altro, quindi i fumetti non li ho mai letti e questo fa di me una No, ma persona. continua a dirla questa cosa. Beh, ma che vuol dire? Poi mi sono avvicinata al Questo mondo fa del di te una fumetto. persona avida. Ah, esatto, ma infatti noi ci compensiamo, per quello la cosa funziona. Io sono arida e tu sei Esatto. l'entusiasmo. Mauro ci dice: finalmente si La palesano. primavera, la primavera. Finalmente si palesano le fantastiche signore del perturbante, le regine dell'oscuro, le madri laiche del nostro abisso emotivo.
Un piacere grande vedervi, finalmente. Ogni vostro albo è un viaggio che spiazza e inquieta, arricchisce e fa riflettere. Grazie davvero. Quindi vi Ah, ma che ringraziamo. noi siamo le pitelle del fumetto italiano, diciamo. Se questo Sì, ragazzo, signore, le chiunque sia, mi volesse stelle cattive telefonare, dell'ore. infatti. Mauro, è Mauro. Poi lo ritrovate tra i commenti della Sì. diretta. Se Magari ci Mauro mi potete vuole scrivere. telefonare ogni mattina per farmi dei complimenti, io lo accetto. Prima deve prendere la linea, però. Che non è esattamente semplice. Lo so. Ritornando, aspetta, adesso è arrivata un'altra domanda, ve la faccio e poi così. Sandrino ci chiede: avete in progetto di scrivere qualcosa di vostro dopo Mr. Mog, dopo Dr. Mog e al di fuori della collaborazione di Dylan Dog? Questa è una domanda difficile perché sì, noi abbiamo sempre in Qual è progetto di... il Che dici, corretto? Non ho capito. No, nel senso, qua rispondi tu, qua rispondi tu. Sì, perché sì, Io mi defilo vigliaccamente da te. abbiamo sempre in progetto di scrivere qualcosa, bisogna convincere gli editori a pubblicare qualcosa. Quindi sì, la risposta è teoricamente sì. Poi, nei fatti, bisogna trovare il canale giusto. È giusto, Allora, infatti. vorrei aggiungere questo, che comunque, allora, sebbene Silvia, amiamo molto il genere di storie che scriviamo, ci troviamo abbastanza bene, però sai, dopo un po' hai anche la necessità di spaziare un attimo sia con il mezzo di espressione che con il genere letterario con cui ti stai confrontando, giusto perché io penso che questo sia, a parte che sia veramente una grande fortuna poter fare questo mestiere, ma che sia uno di quei mestieri che è sempre in divenire, nel senso che hai sempre qualcosa da imparare. Se rimani fermo nel tuo, non solo non impari più, ma rischi di non so parlare più, accartocciare. Qualcuno mi aiuti. Silvia, vieni in incontro. Teniamo questa lezione, bella. Salutiamo gli amici di Blob. Insomma, di implodere, rischi di implodere. Quindi sì, sono sempre alla ricerca di cose nuove da fare. Ora mi oscuro, chiedo scusa per me. Bah. Niente, volevo aggiungere questa cosa e sono crollata interamente. Ma com'è nata questa vostra voglia di scrivere? Avete sempre pensato di farlo o è venuto così per caso? Vai, Borretto, prima tu. No, mi devo ancora riprendere dall'ultima. No, io sì, devo dire no, non è vero, stavo mentendo. No, io non l'ho mai pensato di scrivere, non ci ho proprio mai pensato. È stata Porretto il mio talent scout, quindi questa cosa allucinante. È stata lei. È stata lei a convincermi a scrivere, a farlo, dicendo guarda che lo sai fare, guarda che sei. Io non ci ho mai creduto, infatti la baracca la porta avanti lei, diciamo la verità. Io sono quella, diciamo, più incline al nichilismo, alla depressione, non ho mai voglia di fare niente. Ma chi Invece l'avrebbe mai detto? Porretto è quella inspiegabilmente entusiasta. E quindi io non ho mai pensato di scrivere, devo dire la verità. Se non c'era Porretto, probabilmente stavo vendendo le fusaglie fuori da qualche cinema. Non lo so, facevo un'altra cosa comunque. Guarda, io avrei detto la Porretta inspiegabilmente, punto. No, aggiungo solo questo, che in realtà io sin da piccola volevo disegnare fumetti, io volevo disegnare, poi ho fatto tutt'altro, ho studiato tutt'altro, ma alla fine sono tornata sui miei passi, sì, ciao, sui miei pasti, quindi insomma,
Alla fine sì, ho sempre voluto in qualche modo fare fumetti. Più che altro mi piaceva l'idea che potessi fare qualcosa, cioè che il mio lavoro parlasse per me. Questo. Non sono mai stata una che voleva apparire, infatti io in realtà faccio un po' la giollare, ma mi trovo in grande imbarazzo in un momento di estrema timidezza. Perché, ripeto, ho sempre sì, voluto che ho sempre cercato qualcosa che mi aiutasse a esprimere le mie idee, che puntualmente mi censura l'Americone, diciamolo. Per il Diciamola fumetto. questa cosa, che lei mi frena. Esatto, per il nostro bene, in realtà. E quindi sì, in qualche modo sì, ho sempre voluto fare fumetti, ma inizialmente avrei voluto anche disegnarli. Poi, diciamo, abbiamo preso questa strada e va benissimo così. Penso. C'è stata qualche storia che avete fatto fatica, emotivamente parlando, a scriverla, a concluderla? Oh, ci sto riflettendo. Forse Questa domanda. mi riguarda, forse gli indifferenti di Dylan Dog. Non ricordo il numero dell'albo, però l'albo di Dylan Dog e gli indifferenti, quello è forse l'albo che mi è stato più, almeno a me, un po' più complicato da scrivere, perché c'era dietro una, diciamo così, un messaggio che volevo fortemente mandare. Quindi sì, cioè, non è che è stata una difficoltà estrema, però è stato un albo su cui qualche difficoltà ce l'ho avuta. Allora, io aggiungo che ce n'è, a parte gli indifferenti, ci sono state più che intere storie, ci sono stati momenti all'interno di storie che sono stati per me emotivamente faticosi. Sì, ricordo un pezzo di un vecchio albo che io non ricordo mai i titoli, anche perché svelo questa cosa. Noi quando consegniamo le sceneggiature, no? Diamo comunque un titolo che poi puntualmente viene cambiato perché noi mettiamo dei titoli assurdi. Quindi poi io non riesco, avendo la memoria di un girino, non riesco più a collegare la storia, eccetera, eccetera. Però sì, nel passato ci sono stati più che dei passaggi che mi hanno che per me sono stati abbastanza difficoltosi. E mi ricordo che una volta consegnai alcune pagine a Silvia e le dissi: qua non dobbiamo cambiare niente perché ho pianto tutte le mie lacrime per scrivere questo pezzo. Ed era, purtroppo non ricordo il titolo, e a parte gli indifferenti e per certi versi anche il risveglio che in edicola è stato emotivamente faticoso, c'è una storia che uscirà tra qualche mese, che è stata anche lì una bella botta emotiva perché racconta qualcosa che abbiamo vissuto da vicino a Silvia, però magari lo diremo più avanti, anche perché non ho idea di quale sarà il vero titolo della storia, quindi anche se lo dicessi ora, tipo, in Ma realtà sarà non su si Dylan sa. Dog? Sui prossimi Dylan Dog? Su uno Sì, dei possibili? Ok, leggeremo. Bene. Tornando al risveglio, eccolo qui, siamo al momento proprio sul in edicola, mi veniva la parola, lo troviamo in edicola. Mi va di raccontarci proprio com'è andata questa storia, come avete deciso di scriverla, ecco. beh, questa è una storia No, che questo lo ha dice Silvia, però. Ok, no, prima che racconti volevo sottolineare una cosa, io volevo dire che siamo state molto fortunate ad avere Francesco Ripoli per questa storia, e sia lui che Sergio Algozzino ai colori hanno fatto un lavoro, secondo me, veramente straordinario sulle tavole. Ci sono dei primi piani così intensi dei personaggi che sinceramente a me hanno lasciato un po' davvero senza fiato, sono stati veramente bravissimi. Hanno fatto un lavoro stupendo, secondo me. è bellissimo, Sì, quindi veramente. vai, Silvia.
Anche secondo me, poi Ripoli, gliel'ho detto anche a lui, è particolarmente ossessivo nel disegno, e questo mi piace molto perché studia proprio le storie che disegna e ci si incaponisce in maniera ossessiva e questo lo apprezzo molto. E la storia, ha avuto una lunghissima gestazione ed è nata praticamente da, diciamo, le ambientazioni sono liberamente ispirate all'Ora del Lupo di Bergman, però non tanto al film, ma al libro, a cui, libro, insomma, novella, a cui il film si ispira. Infatti il libro, il film L'Ora del Lupo si ispira ai Mangiatori d'Uomini, che è un libro, mi pare, scritto dallo stesso Bergman, un racconto. E noi ci siamo ispirati al racconto più che al film. Dal film ci siamo ispirate più che altro solo agli ambienti, l'isola, questo posto così isolato, che si prestava bene a rappresentare la mente di una persona. Ora, non vorrei fare spoiler eccessivi per chi non l'ha letto, però la storia è nata appunto da questa lettura e poi dalla visione del film. Successivamente abbiamo pensato di raccontare gli aspetti, diciamo così, iatrogeni di una storia d'amore. Noi siamo sempre abituati, in un certo senso, a vedere le storie d'amore che vanno bene e che anche quando vanno male hanno questi finali drammatici, molto appassionati, molto poetici, ma non siamo poco abituati a vedere una storia d'amore che sia malata, non nel senso di tossico, che è, diciamo, un altro aspetto della patologia, ma una storia d'amore malata quando semplicemente uno dei due trascina con sé l'altro. Quindi abbiamo voluto dare una metafora narrativa a questo aspetto, e da lì abbiamo iniziato a raccontare la storia. E il messaggio non è confortante, ma i nostri messaggi non sono mai confortanti. Non lo so Questo mai. non lo sono mai. Infatti ci accusano un po' in questo senso e hanno ragione, proprio noi abbiamo lo spleen a 3000. E non è No, ma confortante dimmi che perché... colpa tu hai, mi censuri le battute di Groucho, diciamolo questa cosa. Che Ma Groucho lo voglio mi censuri dappertutto. sempre le battute. Ma tu lo vuoi mettere dappertutto, non può stare dappertutto. E quindi niente, l'ispirazione di massima è stata questa. Poi da lì abbiamo creato una storia d'amore, un po' una storia d'amore, diciamo così, in bilico tra la lucidità e la follia, in cui si passa continuamente dall'una all'altra cosa, proprio perché si sta insieme. E quindi gli amanti si trascinano da una parte e dall'altra. E alla fine il messaggio è che non si può salvare chi non vuole essere salvato, perché ci deve essere come dire, un compromesso e un investimento se vuoi essere salvato. Non può fare tutto l'altra persona, se no è martirio. Quindi questa è essenzialmente la nascita e l'archetipo della storia. Quanto tempo avete E ora impiegato per per scrivere? equilibrare mettiamo musica del Benil. Scusate, ho coperto la... Non ho sentito. Quanto tempo avete impiegato per scrivere questa storia? Non ricordo. Rispondo io, Silvia? Non dici tu. Sì, non me lo ricordo. Silvia. Io ricordo che tendenzialmente io e Silvia non ci diamo un tempo di 2 mesi e mezzo, 3 mesi per scrivere una storia. Effettivamente, mi riallaccio al discorso di prima che lei ci ammazziamo ogni volta per un albero. In realtà per questo qui non abbiamo litigato così tanto perché bello anche quest'altra cosa, spesso una storia nasce o da un'idea forte di una o da un'idea forte dell'altra, quindi in realtà questa storia sì, nasce, cioè è ispirata da Bergman, ma Silvia aveva in mente molto bene un'idea iniziale da cui partire, no? E Sì.
aveva un'idea che voleva assolutamente realizzare, quindi ho detto ok, facciamola, cerchiamo di farla nel migliore modo possibile. Quindi in qualche modo io mi sono, non dico che ho messo da parte perché il mio ego non me lo permette, però come dire, ho lavorato in maniera da cercare di centrare il più possibile quelle che erano le sue idee, quello che era il messaggio finale che poi doveva arrivare. Quindi non abbiamo impiegato tantissimo tempo per realizzare la sceneggiatura in segreto, più o meno 3 mesi. Sì, poi più che altro c'è stato un lungo lavoro di, veramente un lungo lavoro di Francesco e in seguito di Francesco e di Sergio per la colorazione. Questa storia era stata, perché Silvia prima ha detto lunga gestazione? Perché era pronta da un po' di tempo, quindi secondo me, cioè noi siamo molto contente che sia uscita come color fact, perché forse ha trovato veramente la giusta collocazione all'interno dell'universo di Landorg. Quindi spero di aver risposto. Sì, perfetto. E Vincenzo ci chiede: a quando uno special solo su Groucho? Perché lo scrive solo Rita, perché? Ecco, sono piena di battute, piena! Questo lo dobbiamo chiedere a Silvia. Se lei mi permette scrivere battute, io lo speciale. Ma guarda, lo speciale su Groucho lo puoi scrivere anche da sola. Ah, sempre su Groucho ci chiede Vincenzo: è facile creare storie solo su di lui o il contrario? No, per me è impossibile. No, allora, voglio dire questa cosa. Dylan, allora, l'universo di Dylan conta di personaggi anche scomodi, nel senso che sono, se per esempio il mio personaggio preferito, vabbè, si sa questa cosa, è ovviamente Block, ma che è comunque un personaggio molto sfaccettato, con una psicologia molto definita, anche Groucho, vedi, o anche personaggi secondari che si vedono raramente, vedi la signora Trelkowski, no? Sono tutti personaggi importanti, quindi devi, la sfida è imparare a dosarli all'interno della storia, non devono secondo me mai troppo prevalere rispetto al protagonista. Groucho è per certi versi, per tantissimi versi, un personaggio ingombrante, perché lui si prende tutto lo spazio nel momento in cui lui entra in scena. È un po' come un gatto, quando un gatto entra in una stanza, c'è la famosa frase, tutti si girano a guardarlo, e con Groucho secondo me è così, tutti si girano, si aspettano l'exploit, la battuta, l'uscita così sagace, e rischia forse di oscurare Dylan in qualche modo, no? Per cui va sempre dosato bene, lui come tutti gli altri, però. È vero. Quindi Clyde ci chiede: le storie di Dylan vi riescono particolarmente bene, a cosa è dovuto questo feeling? Chi lo sa? Questa è proprio la domanda del secolo. Che effettivamente non lo so, nel senso La verità è che siamo due disgraziate come Dylan Dog. Dylan Dog parte, allora, sì, è un personaggio affascinante, ha un background interessantissimo, ma è anche un grandissimo sfigato e disgraziato. E noi in questa linea, in questa strada, ci siamo infuriate, ci troviamo molto a fine nella disgraziateria. No. No, in realtà, allora, vedi, anche Dylan è forse l'ultimo degli eroi, nel senso che Dylan crede veramente a tutta una serie di ideali, ma è anche uno stronzo, scusa se dico questa parolaccia, nel senso che è parolaccia, perché non è un uomo perfetto, assolutamente no, non è il supereroe senza macchia, e questo mi piace di lui, è un uomo assolutamente fallibile e fallisce ogni volta di fatto, però ci crede fermamente. Quando, faccio un esempio, quando lui dice che è veramente innamorato di una donna, lui ci crede nel momento in cui lo dice, e magari poi la
fa soffrire tantissimo, oppure quando cerca di risolvere le cose, paradossalmente crea più guai, però lui ci mette tutto se stesso, ci crede fortemente. Questo suo modo quasi disperato di affrontare, di vivere la vita è qualcosa che io ho sempre ammirato in questo personaggio. E poi non lo so, cioè, poi non lo so se siamo veramente così bravi a scrivere storie di Iran, forse è anche una questione di fortuna, non lo so, sicuramente è un po'. Cioè. Lo so, io mi ispiro all'orrore della mia vita, sempre, proprio, costantemente. Cioè, io la mattina mi alzo e dico, già che mi alzo potrebbe essere una storia di Dylan Dog, quindi pensate. Già Addirittura. non ho capito. Sì, adesso. Le domande sono tantissime, io ovviamente ne sto selezionando qualcuna e ringrazio tutti coloro che ce ne stanno ponendo. Ad esempio, Mauro ci chiede: i personaggi di Rita e Silvia hanno lo spessore della personalità fratturate. Non ricordo nessun personaggio scritto da loro che avesse la leggerezza bidimensionale del fumetto comune. C'è tanto cinema e tanta letteratura nei tormenti delle loro persone di carta. E c'è il coraggio di non essere mai concilianti, mai complici del gusto comune. Beh, Cioè, sì, non sono questo è mai vero. persone banali, ecco, Certo. direi. Però questo più Ma che, in realtà la diciamo. verità è che noi siamo due secchioni. Due? Diciamo, siamo Due? secchione, siamo le secchioni del fumetto italiano. È vero, no, la verità sì, ha detto, o meglio, quello che ha scritto questo Mauro, mi pare, Sì. è un proposito, cioè nel senso è una scelta stilistica quella mia e di Rita, nel senso che già dai primi fumetti che abbiamo fatto, Dottor Morgue, dove addirittura presentavamo nel fumetto italiano un protagonista con la sindrome di Asperger, che Sì. era già assurdo. Era già assurdo presentare un protagonista di questo tipo, infatti abbiamo trovato molto ostruzionismo a livello editoriale fino a quando Claudia Bovini, che voglio salutare perché la ricordo, cioè ricordo il lavoro in Star Comics con molto Claudia Bovini affetto alla e Star anche Comics, perché. perché non lo so. Esatto, perché se non ci fosse stata lei, noi non avremmo mai fatto quel fumetto. È stata lei a dire che invece il personaggio valeva, anche se non era nei canoni del fumetto italiano. Quindi da allora noi abbiamo in qualche modo la nostra cifra stilistica, quella di raccontare le storie da una prospettiva, se ci riesce, meno comune. Quindi. Il buono non è mai totalmente buono, il cattivo non è mai totalmente cattivo. Noi speriamo sempre di indurre alla riflessione umana chi legge. Diciamo, questo è, se vogliamo trovare un'estetica, anche se è una parola grossa che Rita non capirà, però diciamo il Come concetto di tutto il partenza. resto che hai dato da me. Esatto, lo so, ti ho visto confusa a un certo punto. Ho bisogno di sali minerali, lo dico. Bisogno. Enrico ci chiede a tal proposito, ma il dottore non torna più? Cioè ci sarà un seguito al E dottore? guarda, lì torniamo alla domanda che ci hanno fatto prima, nel senso che noi siamo disposti a scrivere di Yorick e del dottor Morghi in qualunque momento, in qualunque condizione fisica e mentale. Il problema è trovare degli editori disponibili. Giusto. Quando troveremo qualcuno di Allora. disponibile, sicuramente noi saremo assolutamente contente perché è la nostra prima creazione, quindi ci siamo molto legati. Jack ci dice, chi lo sa, magari un giorno potrebbe entrare nella scuderia Bonelli, quindi mai dire mai. Ma noi all'inizio Ma l'avevamo non so, proposto in questo non lo so perché credo che. No, credo che, ora non vorrei sparare una fesseria, ma credo che non sia possibile per un personaggio che nasce fuori dalla scuderia Bonelli entrare a farne parte. Credo proprio che non sia possibile per, Okay. diciamo, una Governante. giusta politica editoriale. Quindi.
Ok. Quindi no, credo no. Purtroppo. Sandrine ci chiede, Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, scusate per la pronuncia, Frank Miller, Chris Claremont o altro? Da chi vorreste ricevere una telefonata chiedendovi disperatamente aiuto per una sceneggiatura? Neil Gaiman, proprio Neil Gaiman subito, proprio. Sì, anche io, Anche Lisa. se li amo tutti per motivi diversi, ma quello che trovo, perché Sandman credo che sia tra i miei fumetti preferiti, assolutamente sì. Sebbene tutti questi autori abbiano in qualche modo influito sulla mia formazione di lettrice, ancora prima che di fumettista. Quindi sì, Neil Gaiman, subito proprio di cuore, con tutto il cuore sì, ma gli scrivo anche la lista della spesa, ma gliela vado a fare, cioè, qualunque cosa, però. Gli Ti può lavo la chiedere di macchina, tutto pure, se me lo chiede. col tuo Ma posto. guarda, gli do pure 100 euro, se me ne chiede, di più, per... no, perché non ce l'ho, però. Claudia invece ci chiede, quel vecchio progetto dell'horror splatter Lowener, lo farete prima o poi? Oddio. Questo Lo so. qua Quel risponde vecchio qui, progetto. qua risponde qui. Corretto, non ho capito la domanda, onestamente. Quel vecchio progetto dell'horror splatter loner, lo farete prima o poi? Ma Ah, non ora ho solo. capito. No, non l'ho voluto capire. L'ho capito da chi ha scritto. No, perché lì per lì, leggendo il commento, non capivo. Sì, sicuramente lo faremo, anche perché quello è un fumetto che si racconta da sé. Sono tanti Io veramente non so di i film. cosa stanno parlando. Tu non Eh puoi sì, capire, ci sono infatti, cose che vanno oltre la comprensione. Claudia poi ci suggerisce per Silvia quella domanda lì. È per quello, dicevo, ci sono Ah, cose che ecco. vanno oltre la comprensione della Porretto. Io devo dire, devo essere sincera, vi ho letto Ma anche. credo tutto lo scibile va oltre. Io vi ho letto anche sui libri Non con sento più niente. di Guaglione, Carisma, e anche Sì. lì mi sono Ok. piaciuti tantissimo. Salutiamo Fabietto. Ciao Fabietto. Salutiamo ovviamente a Fabio Guaglione. Carisma, la scienza dell'anima e l'indagine dell'anima, perché era una storia che è uscita prima a mo' di romanzo e poi anche in versione fumetto. Sì. Anche lì Corretto. mi è piaciuta tantissimo la storia che unisce scienza e religione. Com'è nata Sì. invece questa storia insieme a Fabio? Vuoi rispondere tu, Purriatto? No, ok. No, pensavo volessi raccontare tu. Intanto, ciao Fabio. Allora, niente, come è nato? Fabio ci ha contattato essenzialmente perché voleva chiederci se eravamo interessati appunto a collaborare a questo progetto Carisma, che doveva, fin dall'inizio lui l'aveva pensato come qualcosa all'interno di un universo di personaggi, perché lui è una fantasia smodata, veramente che non riesce a fermare mai, grazie a Dio. Buon per lui. All'interno di questo universo di personaggi c'erano in particolare quelli di carisma che secondo lui potevamo sviluppare insieme, no? E contemporaneamente sono nati i progetti del fumetto e del libro. Ed è stato molto interessante in realtà sviluppare questi personaggi perché inizialmente lui ci aveva suggerito comunque di dare molto spazio a uno dei tre personaggi, che è Eric, il supereroe, propriamente detto, all'interno della storia. Ma a noi interessava molto sfruttare questa storia per raccontare allora, un argomento che non è, come dire, cioè, per certi versi è anche abbastanza banale, nel senso che è stato trattato tante volte, ma ci interessava questa contrapposizione tra scienza e religione, e soprattutto affrontato da dei personaggi che non hanno in realtà questa posizione così netta sulla religione o sulla scienza. Anche qua noi tendiamo sempre a
a creare dei personaggi che non siano, che siano il più sfaccettati possibile, quindi che non siano, che non vadano solo in una direzione, che si mettano sempre in discussione. Quindi ci piaceva l'idea di poter sfruttare questo argomento e anche di sfruttare l'horror legato alle possessioni, no? E a tutto quel mondo che c'è dietro, perché era un argomento che non avevamo trattato in questi anni, quindi ci piaceva l'idea di entrare anche in questo mondo qua, secchione come siamo, di andarci a studiare questa roba. Infatti, Niente, essenzialmente è stato un viaggio interessante. la collaborazione con Fabio è nata perché siamo delle secchione, la verità è questa, e a lui servivano persone che facessero anche un lungo lavoro di documentazione e noi l'abbiamo fatto appunto perché a noi ci piace studiare senza motivo, e quindi abbiamo studiato parecchio. E abbiamo lavorato su questa storia da un punto di vista, diciamo, non soltanto inventato. Infatti, poi dei personaggi da lui proposti, quello che ci è piaciuto meno era proprio, tra virgolette, il supereroe. A noi ci piaceva più Prete Esorcista. Sì, io Eric personalmente lo odiavo proprio, quindi le No, ma mie continua storie. così, no, è quello lo può vedere, quell'altro lo può vedere. Ciao a tutti, salutiamo. Vogliamo bene a tutti. E quindi niente, questa storia è nata dopo un lungo lavoro di studio che era secondo noi necessario perché era un argomento delicato, quindi l'argomento delicato va fatto approfonditamente. Quindi ci siamo prese qualche mese abbondante per studiare prima l'argomento, capire come funziona. Insomma, noi siamo abituati a vedere i film horror sugli esorcismi, a pensare che arriva il prete con la croce, ta-ta. In realtà no, è tutto codificato, tutto protocollato, c'è proprio un lavoro, al di là che uno ci possa credere o meno, dietro c'è un protocollo molto, molto studiato, molto articolato, che va avanti da secoli e viene anche aggiornato ogni tot di anni, quindi diciamo che lo studio da fare era notevole. Bene. Ma ne Quindi approfitto per dire che comunque per ogni storia che scriviamo noi, comunque cerchiamo sempre un appiglio nella vita reale, cioè non è mai tutto solamente frutto della nostra fantasia. Questo vale anche per le storie di Dina, non è mai tutto totalmente inventato. Cerchiamo sempre di trovare un appiglio, anche perché voglio dire, soprattutto nell'horror, la realtà quante volte ci supera nella fantasia. Niente, è vero, questo volevo aggiungere un mai una gioia al momento diverso dell'America. mi dà l'occasione di dire una cosa che mi fa sempre riflettere. A volte i lettori, quando mi è capitato di leggere a volte dei commenti sulle nostre storie, quando dicono magari questo espediente è un po' ingenuo, questa cosa qui non si potrebbe mai verificare nella realtà. In verità quelle cose si verificano proprio nella realtà. E questo mi fa sempre sorridere perché quando andiamo a leggere un fumetto, immaginiamo la realtà sempre diversa, superiore, alternativa a quella che è davvero. E invece molte soluzioni da noi adottate sono proprio fatti avvenuti nella realtà, che noi scegliamo proprio perché, trovandoci di fronte a leggere, uno pensa: ma è possibile che sia successo questo? È proprio successo. Sì. E quindi questo aspetto mi fa sempre un po' sorridere, devo dire. E io non rido mai, quindi. È vero, Continui è vero. a lavorare. Con chi, scusa, non ho sentito. Con chi mi piacerebbe in futuro collaborare? Questa è una gran bella domanda. Beh, Ma io rispondi dico la verità. tu. Ma non lo so, a me piacerebbe lavorare con Roberto Recchioni, dico la verità.
Un mio micro sogno è di lavorare con Roberto Recchioni, ma non perché, diciamo, è stato, ci ha scoperti lui su Dylan Dog, ma perché come, diciamo, redattore lo conosco come autore, come lettrice, ma dal punto di vista creativo ho sempre avuto molta curiosità nei suoi confronti. Quindi mi sono sempre, insomma, mi curiosisce il suo modo di lavorare, quindi più come sfida creativa, ecco, perché da questo punto di vista l'ho sempre trovato interessante, ecco. Sì, quindi mi piacerebbe lavorare con lui. Se parliamo, diciamo, di un autore dal lato sceneggiatura, ecco. Certo. Tu, Rita? Questa è una domanda, cioè in realtà meriterebbe tantissime risposte, perché se rimaniamo sul mondo del fumetto, sul fumetto italiano, sicuramente Mauro Boselli, perché quell'uomo conosce tutto quello che è stato scritto veramente dalle pitture rupestri a oggi, quindi io posso solo imparare da quell'uomo. E perché secondo me è veramente una sfida cercare di entrare, tra virgolette, nelle sue grazie, nel senso che lui chiede veramente tanto ai suoi autori, quindi riuscire a lavorare con lui secondo me è veramente una grande sfida, ma anche una grande soddisfazione. Quindi se rimaniamo, sì, con Mauro Boselli, penso proprio, cioè secondo me è proprio il più grande sceneggiatore che abbiamo in Italia, ma non lo dico solo io, lo dicono anche i numeri e tipo tutti i lettori, penso. E adesso a cosa state lavorando? Si può spoilerare qualcosa o Sì, spoiler, dai, Allora, spoilerò. siamo ancora alla protezione. Vai. Allora, spoilerò. Uscirà, penso, forse in estate, settembre, boh, c'è stata una piccola anticipazione da parte del disegnatore. Uscirà un nuovo, fra virgolette, episodio di Dylan Dog legato al ciclo del Lago Nero, legato quindi a Cora, che è stato un album No, particolarmente. se sta sbagliando, esce tipo novembre-dicembre. A Credo che novembre-dicembre, no? uscirà novembre-dicembre, non esce. Allora più in là, ero rimasta indietro. Sì, comunque entro quest'anno teoricamente dovrebbe uscire il quarto episodio, ma potrebbe essercene anche un quinto, quindi e qui lasciamo un alone di mistero. Ok. E adesso invece su che cosa state lavorando? Si può dire? No, nel senso che quando siamo nella fase creativa noi preferiamo non dire nulla perché ci porta sempre un po' sfiga. Allora, Quindi, e siamo in siccome ne abbiamo, siccome ne guarda, abbiamo mi tanta. mangio la domanda. No, ma infatti mi dispiace perché anch'io tipo vorrei dire, ma no, non possiamo dire niente, ma veramente non È giusto. per, cioè davvero siamo, da questo punto di vista siamo di una scaramanzia imbarazzante, imbarazzante. Quindi tendiamo tipo a non, a, a, a stare mute e zitte anche per anni finché magari qualcosa finalmente non si sblocca, non si realizza. Quindi, però sì, allora quello che ti possiamo dire è che stiamo lavorando, però non possiamo ancora dire su cosa stiamo lavorando. Allora, facciamo così, speriamo di poterlo dire presto e lo diciamo a te, ecco. Va bene, dai. Ok. Siamo quasi un'ora di diretta, quindi è veramente volata quest'oretta, senza nessun intoppo di linea per Mi Silvia. sembra miracoloso, mi sembra miracoloso. Incredibile. Quindi, se non ci sono altre domande o altre curiosità che volete dirci, raccontarci, e se non ci sono altre domande da parte di chi ci sta guardando, La vita io ci vi. potrebbe raccontare la sua giornata tipo. Ridati. No. Jack No. ci dice: ragazze, non sparite, fatemi vedere spesso.
Quindi è Muore, muore, muore. Poi uno si inflaziona, non va bene, bisogna sempre mantenere. Cioè, Mina in questo senso è stata maestra, quindi noi ci facciamo vedere adesso, poi fra 10 anni. Esatto. E così mettete a paragone, no? Il prima e dopo. Lo sfacello, diciamo, lo sfacello. Inesorabile. Io vi ringrazio ragazze per avermi concesso questa intervista, mi sono divertita Grazie molto, è stata a te. Grazie a te. veramente super, super interessante, per me è stato un piacere, veramente, è un onore avervi qui. E ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito, che ci hanno fatto delle domande, ma anche chi ci seguirà dopo, perché comunque la live sarà salvata sia su Facebook che su YouTube, quindi per chiunque volesse rivedermi, riascoltarci, può sempre farlo. Io vi ringrazio, grazie ancora ragazze, grazie. Dannazione! Io Grazie vi saluto, uscirò finalmente dallo stanzino. Grazie mille ragazze, Esatto. grazie Grazie a te. a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutte, ciao, ciao.